Oggi prepariamo insieme un grande classico delle feste pasquali, la torta pasqualina. Iniziamo proprio dalla sfoglia, quindi, anzi dall'impasto che formerà poi le quattro sfoglie, non ne faremo solo quattro. Mettiamo quindi dentro alla brocca che contiene dell'acqua il sale e lo sciogliamo. Unisco nell'acqua e nel sale anche l'olio. Mettiamo la farina nella ciotola di una planetaria munita di gancio. Ora aziono la macchina e unisco i liquidi a filo all'interno e attendo appunto che tutto si attorcigli intorno al gancio. L'impasto è pronto, bello morbido, lo lavoro giusto per renderlo ancora più liscio, perfetto. E adesso lo devo dividere in quattro, due pezzetti da 250 grammi e gli altri due da 160. Con ogni pezzetto preparo una pallina. Copriamo con pellicola in modo che non si asciughino. Le lascio riposare per almeno mezz'ora e mi dedico al ripieno. Eccoci alla cottura delle bietole che sono state già pulite e lavate. Metto in una padella capiente un po' di olio extravergine e aggiungo la cipolla tritata e la lascio un po' appassire. La cipolla si è appassita, quindi aggiungo le bietole. Sono un po' voluminose, ma una volta che metteremo il coperchio si appassiranno. Aggiungo anche un po' di sale, che faciliterà l'appassimento delle bietole. Copro col coperchio e le lasciamo appassire per una decina di minuti a fuoco dolce. Dopodiché, mi raccomando, controllate sul fondo perché devono essere belle asciutte. Ed ecco le nostre bietole, si sono raffreddate e mi raccomando strizzatele molto bene, più che potete, devono essere molto asciutte, altrimenti in cottura rilasceranno tutta l'acqua rovinandovi la torta. Le mettiamo in una ciotola e aggiungiamo il formaggio grattugiato, che può essere parmigiano, può essere pecorino, metà e metà, come volete. Due uova e della maggiorana tritata, abbondante. Mescoliamo. Saliamo e pepiamo. Perfetto, teniamo questo da parte e prendiamo invece la ricotta, che come vedete io, per togliere l'acqua in eccesso, che in questa torta è molto importante che gli ingredienti siano molto asciutti, la metto in un colino sospeso in una ciotola. Quindi la ricotta ben scolata la mettiamo in una ciotolina. Aggiungiamo anche dello yogurt greco. Uniamo anche le uova e il formaggio grattugiato. E ora è il momento di salare e pepare. Mettiamo da parte il ripieno e ci dedichiamo alla stesura delle nostre palline. Le più grandi le stendiamo ad un diametro di circa 38 cm. Perché poi andranno messe nella nostra tortiera, ma dovranno debordare. Le più piccole invece dovranno avere un diametro di 30 cm. Anche l'ultima sfoglia è pronta. Qui ho uno stampo a cerchio apribile di 24 cm di diametro, io l'ho imburrato e ho foderato il fondo con della carta forno. Adesso ci mettiamo dentro la prima sfoglia, una di quelle più grandi, che come vi ho detto deve debordare. Deve ricoprire comodamente lo stampo internamente, ma deve anche debordare. Ora che abbiamo messo la prima sfoglia all'interno della tortiera, la ungiamo con dell'olio extravergine di oliva. Perfetto. E adesso possiamo adagiarci dentro la seconda sfoglia grande. La prendiamo sempre con il mattarello e la adagiamo all'interno, esattamente come la prima. Ora adagiamo le nostre bietole all'interno e le livelliamo per bene.
Sopra le bietole mettiamo il ripieno di ricotta e livelliamo anche questo. Ora che abbiamo livellato, dobbiamo fare su questa superficie 7 conche in cui andremo ad adagiare i tuorli delle uova. Con il dorso del cucchiaio formiamo sulla superficie 7 piccole conchette, una centrale e le altre laterali. Ora prendiamo le uova. Mettiamo l'albume dentro questa ciotola e teniamo il tuorlo dentro al guscio. Qui dovremo stare molto attenti a non romperlo, perché ogni tuorlo va nella conca. Ora prendiamo una forchetta e sbattiamo leggermente gli albumi. Non ci servirà di utilizzare tutti gli albumi, basta solo che ricopriranno i tuorli. Perfetto! Ora ricopriamo tutto col formaggio grattugiato. Alcune persone, per comodità, non utilizzano le uova crude, ma li mettono all'interno della torta già rassodate. Ma naturalmente questa è la versione originale. Ecco qua! Adesso dobbiamo ricoprire il tutto con la sfoglia più piccola. Io la bucherello adesso, perché se la mettessi sopra i tuorli e la bucassi dopo rischierei di romperli. Questo serve a non farla gonfiare in cottura. Spennelliamo con dell'olio extravergine e prendiamo l'ultima sfoglia. Anche questa la bucherello. Adesso è il momento di ritagliare, quindi togliere tutta la parte in eccesso, che come vedete è molta, ma vi permette di lavorare molto comodamente. E ora veniamo al bordo. Per fare un bordo leggermente decorativo, lo chiudiamo verso l'interno, in questo modo, rigirandolo. Qua abbiamo terminato, l'unica cosa che dobbiamo fare è spennellare la superficie con dell'olio extravergine. E finalmente possiamo portare la nostra torta pasqualina nel forno statico a 170 gradi per circa 50-60 minuti. Morbida e saporita, ma al contempo delicata, nella sua semplicità la torta pasqualina riesce ad esaltare i pochi ingredienti che la compongono. Ma adesso tagliamone una fetta. Guardate che bello l'effetto dell'uovo! Se vi è piaciuta la mia torta pasqualina, provate a rifarla a casa e fatemi sapere nei commenti.